mattina. Ma sai, credo che nessuno di noi percepisca la propria vita e le proprie scelte come una rinuncia, anzi le percepiamo credo come una scelta di ricchezza e di abbondanza. Poi è ovvio che ogni scelta, soprattutto una scelta impegnativa come questa, ma come tante altre, ti porta poi nel quotidiano ad essere molto impegnata sul tuo lavoro, magari avere meno tempo per altre cose. Ciao Flaminia, ma noi imbrogliamo un po' perché usiamo l'orologio, quindi siamo molto come dire, regolate sulle 24 ore terrestri. Over. Ciao, e non so esattamente a che cosa ti riferisci con voce dello spazio, diciamo che in generale ci sono tantissimi strumenti che, se vogliamo, ascoltano lo spazio su diverse frequenze dello spettro elettromagnetico, e quindi diciamo che tante di queste poi osservazioni potrebbero essere interpretate come la voce dello spazio. Se poi intendi un suono vero e proprio, naturalmente sappiamo che nello spazio c'è il vuoto, quindi il suono in sé non viene trasmesso. Over. Ciao Daniele, la preparazione fisica è una parte importante, sicuramente non la principale della nostra preparazione, che è una preparazione più diciamo tecnica e operativa, però sicuramente tutti quanti cerchiamo di passare almeno un'ora e mezza in palestra tutti i giorni per mantenerci in forma fisica. Over. Ciao Marco, dallo spazio osserviamo noi astronauti, ma anche una grande flotta di satelliti di osservazione della Terra, tantissime come dire, variabili, parametri che ci permettono proprio di osservare, di misurare costantemente lo stato del pianeta, del clima, della vegetazione, dei ghiacci, dei mari, dell'atmosfera e tant'altro. Over. Ciao Aurora, sì, come dicevo prima è stata una sensazione, possiamo dire un'emozione fortissima, anche un'impressione estetica molto forte, perché ho un'immagine proprio anche di grande bellezza. Over. Sì, sono stati portati diverse animali a bordo, molto spesso abbiamo anche roditori, piccoli topi, se no anche animali molto più piccoli come piccoli vermi per vari diciamo studi di scienze della vita. Over. Sì, assolutamente, l'ho sognato fin da quando ero piccolina. Dipende da quale veicolo, in questo momento a bordo siamo in 11, 3 di noi sono saliti e 4 di noi su una Dragon, un veicolo Dragon che era già qui al nostro arrivo, e poi eravamo in 4 sulla nostra Dragon. Cosa giusta, che si sa che è la cosa giusta anche quando comporta dei rischi o degli svantaggi. Over. E dunque, l'addestramento in forse aeronautica. Io sono un pilota militare, sono stata un pilota militare precedentemente, quindi avevo un addestramento aeronautico, cioè quello che intendevi, oppure forse intendevi astronautica nel senso di ingegneria aerospaziale, che è anche qualcosa che ho studiato nella università.
giorno esattamente che cosa mangiamo quassù, in modo che i nutrizionisti a terra possano eventualmente suggerirci delle correzioni. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. Satellite, Oscar, 27, Charlie, Lima, satellite. Excellent, many thanks. Bye-bye, ciao.